signorina, è sicura di saper fare il tampone? Ah, no, nell'orecchio, ma ne ha già fatti altri prima di ora. Stia tranquillo, stia con la testa in alto. L'ha pulito il naso? Sì. 3, 2, 1, vado. Sto girando, vado. Ma cosa fai? Sto scaldando la voce per iniziare i nostri vlog, perché noi siamo dei cantanti, siamo degli attori, siamo degli influencer, siamo dei vlogger. Sì, lui, ma in questo video non devi mica cantare, non è un videoclip, è un daily vlog. Non siamo così diversi, non siamo così distanti, facciamo un passo indietro entrambi per fare un passo avanti. Ciao a tutti, noi lui e lei Sofì, e insieme siamo in back contro te. E oggi inizia una nuova giornata, una nuova avventura nella nostra vita, perché ogni giorno insieme in me contro te. Sono tornati dei vlog, è tornato il nostro cucciolo di gatto pipì Ray. Dove scappi? Qua devi stare con noi, perché tu sei parte del mondo me contro te, capito? Sì, ma io non so se avete capito la situazione. Quando Ray era piccolo era un super pazzerello che ne combinava di ogni. Adesso che è cresciuto, appena ci vede un po' più pazzi, si nasconde. Ray, ma ha sempre avuto questa coscienza di pollo qua, questi piedi qui? Guarda. Aspetta, mi è venuta un'idea. Avevo visto questo trend su TikTok molto tempo fa e vorrei farlo adesso. Di che trend stai parlando? Vorrei far finta di essere svenuta per vedere quale sarebbe la reazione del nostro cucciolo. Ok, giusto. Sarà bellissimo. Sicuramente Ray si preoccuperà, perché non appena ci vedrà svenuti a terra farà in modo di chiamare i soccorsi. Magari abbaierà oppure inizierà a leccarci. Sì, ne sono sicura. La reazione sarà incredibile. Siete pronti? Ok. Vado. Vai. Lei è già pronto. Ti sta guardando. Ok. Quindi io cammino normalmente. La. Faccio un po' la faccia. No. Quando a un certo punto, ops. Se ne sta andando? Se n'è andato! Ma com'è? Se n'è andato via! Aspetta, tu devi fare ancora la svenuta, rimani lì! Ray, ma non la vedi a Sofì che è svenuta a terra? Ma non gliene frega niente! Ray, ma com'è possibile? Lui, fallo tu! Secondo me non devi farlo tu, non devo farlo io, ma dobbiamo farlo insieme! Perché entrambi siamo i suoi padroni, quindi se ci vedrà entrambi svenuti a terra, sicuramente un po' ci rimarrà male, farà qualcosa! Io spero sempre che lui prenda il telefono e che digiti un numero. Ma che numero? 118! Chiama. Ma non può chiamare 118! Oggi mi sento proprio bene. Anch'io, sarebbe proprio inaspettato avere un malore. Oh, lui, che succede? Un malore. No, anch'io sto male. Ah. Mi hanno sparato. Stanno sparando anche te. Oh no. Oh, che dolore. Sto svenendo. Aiuto. Ehi, ma dove? Chiappe in faccia. Dammi la chiappe. Ti sei tutta in testa. Non gliene frega niente di me. Aspetta, che c'è delle cose in testa. Ma che schifo, cosa? Che cos'era? Io e lui siamo svenuti. Lui si preoccupa soltanto di lui, non di me. Ehi, cosa ci ho fatto di male? Beh, gli hai fatto di male che niente. Semplicemente io sono il suo padrone, quindi è normale che per prima cosa si preoccupi di me. Non è normale, perché io sono sempre dolce e gentile con lui. Io, Ray, quando eri piccolo ti pulivo le pipì. No. Ti cambiavo il pannolino. Magari è proprio questo il motivo, cioè lui non voleva i pannolini, non voleva cambiato il pannolino, non voleva pulire le pipì. Esatto, forse a lui piace l'odore di pipì e quindi non voleva che io mi raccogliessi. Ora ragazzi, non so cosa sta per succedere, ma Sofì mi ha detto di aspettare qui perché stava per arrivare con una sorpresa. Io sono super emozionato. Eccomi qua, dottoressa, arrivata per fare tante cose a questo paziente. Come ti sei conciata? Ma perché c'hai il camice da dottore? Perché sono una dottoressa. Ma tu non sei una dottoressa. Sono una dottoressa. Non sei una dottoressa. E allora perché ho il camice e ho la scritta dottore? Ma questa scritta l'hai fatta tu. Non credo proprio. C'è scritto dottore. C'è scritto dottore, perché io sono laureata in medicina e adesso ti sto per andare a fare un bel tampone. Cosa?
impazzita, ma tampone di che? Ma di che stai parlando? Bla 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 bla. Ma non sai che in giro c'è il Covid-19? Io non posso mica stare in casa con uno che potrebbe avere il Covid. Noi due viviamo insieme. E quindi che significa che io sono negativa? E se tu sei positivo, divento positiva. Dobbiamo fare il test. No, 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 non ci penso neanche. Dobbiamo fare il test per controllare se tu hai il virus-19 oppure non hai il virus-19. Ma scusami, ma tu hai mai fatto un tampone nella tua vita? Certo, una volta con la mia macchina ho tamponato un motorino. Senso, nel senso tampone. Che io ero ferma, però poi mi sono mossa, c'era un motorino fatto tu. Ma no, nel senso che sbatti con la macchina, se è tampone, questo è tampone nel naso, così, l'hai mai fatto? No. No! E quindi io devo essere la tua cavia, cioè io devo fare il primo tampone. Apprezzo la sincerità, potevo dirti che l'avevo fatto, invece sono una dottoressa sincera. Ma sincerità di che? Dai Luisa, super divertente, preparati, preparati. Allora, io sono dottoressa e oggi faremo tampone. Vabbè, mettiti gli occhiali. Intanto sistemiamo tutto il kit sul tavolo. Ma questo è un kit vero? Ok. Ma dove hai trovato queste cose? Aspetta, adesso devo leggere. Perché c'è il simbolo qua del radioattivo? Non è mica pericoloso? Devo leggere le istruzioni. Ma non lo sai fare, cioè, ma non le hai lette prima le istruzioni? Ma le hai strappate? Oh no, le ho strappate! Ma ragazzi, è normale, eh? C'è un libro, sono delle istruzioni veramente lunghissime. Un attimo che mi metto comoda. Ma dovresti studiarti tutto questo manuale. Il testo. Troppo complicato. Ma come troppo complicato? Ma sono le istruzioni, sì. Ma queste sono fondamentali per fare il tampone, altrimenti potresti farlo male. Perfetto cosa? Stai vedendo almeno cosa c'è scritto? Sì, lui, metti in dubbio la mia bravura? Io ho sempre sognato di fare la dottoressa e questo qui è il test. Qui, dopodiché, metteremo il tuo tampone e vedremo se spunterà la lettera T o la lettera C. Cosa significano queste lettere? Se dovesse spuntare la C o la T? Se spunta la C significa che sei cretino. Da? Se spunta la T significa che sei un trapano. Ma che stai dicendo? Ma come cretino è il trapano? Dovrebbe dirti se sono positivo o negativo. E non c'è la P e la N, non lo so, lui non lo so, non lo so. Non so come aveva la dottoressa. Ma l'avevamo capito che sarebbe la dottoressa. Però fingiamo che io lo sia. Si sieda, signor paziente, si sieda. Si sieda che è tutto a inizio. Adesso io prenderò il mio tampone, io lo metterò da qualche parte in faccia. E dopodiché scopriremo la positività o la negatività. Io sono pronta, metto mascherina perché potresti essere positivo. Non potremmo rimandare questa scena a un altro giorno? Metto i guanti perché non si sa mai se sei radioattivo. E dopodiché possiamo iniziare, sei emozionato? Sì, emozionatissimo, guarda. Dimmi paziente, come ti chiami? Ma come mi chiamo? Mi conosci, sono lui. Lui? Sì. Ti chiami Lu di nome e I di cognome? Quindi Lu? Sì, sì, va bene, ma facciamo questo tampone. Apriamo. Prima di tutto buchiamo questo qua. Ok. E lo lasciamo così. Dopo di che è la parte più bella, però anche quella più complicata, perché io qui ho i guanti, non riesco. Vabbè, se non riesci ad aprirlo non fa niente, lo faremo un'altra volta, non ti preoccupare. Aperto. Ta-da-da, ta-da! Ma è troppo piccolo. Io sapevo che doveva essere più grande. Adesso come faccio? Allora, dove aspetta, la metto? Aspetta, metto... Sembra un cotofiocco, lo metto nell'orecchio. Ma signorina, è sicura di saper fare il tampone? Ah, no, nell'orecchio, ma ne ha già fatti altri prima di ora. Stia tranquillo, puliamo l'orecchio. No, no. Di che nell'occhio. No, 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 che schifo. Adesso nella bocca. Ok. E ora lo mettiamo nel naso. Ma come nel naso? Ma l'abbiamo già messo nell'orecchio. Deve fare un respiro profondo. No, 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 no. Così, deve fare così. Prendere ossigeno e con la testa deve stare così, ok? Sì, sì. Ma piano, piano, tanto piano, non è pianino, mamma mia. Pianino. Okay. Prenderemo tutte le caccole e no. Poi vedremo se sono col Covid. Ma le caccole che c'entrano col Covid? Mi raccomando, stia con la testa in alto. L'ha pulito okay. Il naso? Sì. Ok, okay. Guarda. Okay. Non faccia così! Mi dà fastidio! Lo devo rifare! No, 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 non dobbiamo di nuovo, rifarlo! Di nuovo! Okay. Deve stare fermo e respirare! Signorina! Non deve parlare, deve stare in silenzio! Riesci a stare un attimo in silenzio? Sì, va bene, sto in silenzio! 3, 2, 1, vado! Sto girando, vado! Mi è rimasto incazzato! Ma lei si rende conto? Ma lei è pazzetta! Il tampone così, la spada! Mi hai messo la spada nel naso! Mi faccia fare il mio lavoro! A questo punto devo inserire. No, 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 basta, basta, io non ne voglio fare più tampone! Mi faccia fare il mio lavoro! Tic, 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 tic!
È andata, non ha sentito niente, sono stata delicatissima, bravissima. Ma insomma, non ho sentito niente, ho le lacrime. E non faccio l'esagerato, per cortesia. Adesso mettiamo le tue caccoline qui dentro. Non sono le caccoline. Tutte le caccoline. E dobbiamo aspettare un po'. Vedremo cosa succederà. Come vedi, guarda qui, guarda qui. Adesso le lineette diranno se sei positivo o negativo. Bisogna fare così. Oh! Rullo di tamburi, rullo di tamburi. Ed è uscita la lettera C. Vuol dire che sei un vero cretin. Ma non è vero. Scherzo, scherzo. Significa che sei positivo. Positivo? Sto scherzando, negativo, negativo. Non hai il COVID, sei contento? Guarda, sono molto contentissimo. Ma non vorrò mai più fare un tampone con te. E io non voglio più farne uno con te, perché sei stato un paziente veramente troppo impaziente. Adesso me ne faccio uno anch'io, perché non si sa mai comunque. Ma vado. Si può fare da soli? Penso di sì, ma la dottoressa può farselo. Vai. Sembra che stai meditando. Beh, comunque ragazzi, l'avventura di oggi si conclude qua. E noi ci vediamo domani con una missione avventura. Ciao, ciao.